hai fatto il tuo esordio da terzino, però l'anno scorso facevi il quinto. Va bene lo stesso o preferisci andare di più? No, no, noi ci adeguiamo a quali sono le richieste dell'allenatore. Sicuramente il quinto è un ruolo che mi rappresenta di più, però mi piace molto fare anche il terzino, e soprattutto perché il mister mi lascia la possibilità di avanzare, di offendere di più. Ti chiedo quanto è stato difficile per te questa partita, ma perché? 3 minuti subito un cartellino giallo. Loro dal lato tuo, anche Mungo ti veniva a puntare spesso, non era facile. L'episodio del cartellino è stata un'ingenuità mia, non pensavo fosse impressione Mungo e purtroppo sono arrivato in ritardo. Fortunatamente i cartellini non mi condizionano, non sono un giocatore troppo irruento, quindi non mi ha condizionato più di tanto. Poi dopo Mungo è un ottimo giocatore e una squadra comunque con dei valori importanti. Ci siamo difesi bene, direi. Soprattutto nella metà campo della Viterbese, andavi in pressione alta e hai vinto sostanzialmente tutti i contrasti, tutti gli uno contro uno. Poi magari ti manca anche un po' di ritmo partita, un po' di abitudine al campo per mettere dentro palloni di qualità migliore. Sì, sicuramente è un po' che non giocavo, e ricominciare dall'inizio soprattutto non è facile. C'hai la pressione della partita che non la senti da un po', le gambe che non sono abituate. La fase offensiva è la cosa che mi riesce meglio, andare in pressione alta e forte, e la faccio bene, l'ho sempre fatta bene, l'obiettivo è continuare così.